E buongiorno mondo. Oggi, essendo in campeggio come vi ho detto ieri, ce la stiamo prendendo un po' più comodo. Infatti sono le 7:10 e ho appena finito di smontare materassino, sacco a pelo, tutti ritirati, però sono ancora in tenda, tra poco esco. Anzi, apriamo assieme la tenda anche stamattina. E si esce per un nuovo giorno. Buona giornata, oggi si va in Slovenia. Many tic-tacs later. Ragazzi, come vi dicevo ieri, oggi è una giornata di pseudo riposo, quindi è l'una adesso. Ho da poco lasciato il campeggio e di conseguenza Leibniz, come cavolo si dica mai, sti cavoli nomi che non riesco mai a dirli, poi qua figurati, peggio che peggio. Comunque, come vi dicevo, sono passato già al penny, ho fatto un po' di spesa e sì, sto parlando al singolare perché momentaneamente io e mio fratello ci siamo separati. Lui ha problemi alla bicicletta, quindi fa 20 km verso nord in un posto dove gliela riparano. Io sto proseguendo verso sud. Ci siamo dati un appuntamento non preciso ma indicativo tra 5-7 giorni, quindi ci aggiorniamo più tardi. Adesso pedalo un po', cercando di non farmi stirare, ma non ce l'avevano con me, suonavano lì davanti, che uno ha tagliato la strada alla macchina. Quindi a dopo ragazzi, buone pedalate a tutti. E niente ragazzi, anche oggi ho deciso di fare un bel po' di salite per tenere allenate gambe e testa. Si pedala, pedala Giappino, vai in salita, pedala Giappino, pedala. Ventiquattresimo giorno di cicloviaggio e sto per attraversare il mio quarto confine di stato, sto per entrare in Slovenia. Se le salite oltre il 10%, quelle che vanno al 12, 13, anche 18%, sono quelle che ti fanno sputare l'anima, ti fanno sperare di finirla il più in fretta possibile, arrivare in vetta e farti la discesa, ecco, quando poi incontri discese come questa, lì sì che inizi a preoccuparti perché io temo sempre di più la discesa perché devi fare affidamento ai tuoi freni, cercare di non surriscaldarli, di non prendere troppa velocità, soprattutto in strade come questa, dove non è che è un rettilineo e vai lungo, tranquillo e vedi dove stai andando. Qua sono tornanti e bisogna usare testa e attenzione. Quindi poso tutto e ci sentiamo al fondo della discesa. Ciao ragazzi! Ciclovia che sembra una pump track, eccola qua, pump track. Opla, 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 opla. A 11 km da Maribor mi sono imbattuto in questo che sembra un cimitero di auto d'epoca abbandonate sotto una tettoia, quindi non si capisce bene cosa ci facciano qui. Proverò ad indagare, ma guardate qua, questo qui è un BMW stupendo, subito dietro c'è una Taunus, qua coperta, là dietro c'è un Mercedes, là in fondo un Maggiolone e altre auto che neanche riconosco che tipo di marca e modello sia, non è che dallo stemma. Adesso vado a fare un giro e provo ad analizzarle, ma è un posto strano, non lo so, vi farò sapere se riesco a capire qualcosa. Ciao ragazzi! Sto entrando a Maribor e si vede già il caos della città e già mi viene l'orticaria e mi viene l'orticaria. Farò magari una pausa per mangiarmi un po' di frutta e poi scappo subito dalla città e me ne torno in campagna, ragazzi. Guardate che bolgia, traffico a tutta luce. Meno male che c'è la ciclabile perché qui sembrano meno rispettosi che in Svizzera sicuro, ma anche rispetto a Germania e Austria.
breve pausa proprio all'uscita della zona pedonale di Maribor, dove mi sono fermato per comprarmi un burek al formaggio. Così lo confronterò con quello che abbiamo mangiato in Austria, ma sicuramente qua sarà più buono, ma sicuramente più economico, perché l'ho pagato 1,20€ contro i 3€ che ci hanno fatto pagare in Austria ieri. Poi mi mangerò un po' di uva fresca che ho comprato stamattina, perché sapete che mi piace mangiare la frutta mentre pedalo, e scappo dalla città perché anche questa cosa la sapete, non mi piace pedalare nelle città grandi, e quindi punto alla campagna. A dopo ragazzi. Essendo partito tardi, sono quasi le 18 e ho fatto solamente 53 km, volevo tirare un po' per farne ancora qualcuno, ma guardate un po' la salita che mi aspetta adesso. Va da qui fin lassù in alto e non c'è neanche una pista ciclabile, c'è un sacco di traffico. Metterò il rapportino e andrò su, non so quanto sarà, vi dirò la percentuale di pendenza. A dopo. Beh dai. Era solo dell'11%, guardatela dietro. Ragazzi, sono le 6:30, ho fatto appena 62 km, ma partendo all'una non potevo farne tanti di più. E visto che ho trovato un bel prato, guardate che bello, tutto rasato di fresco, che è un buon posto per mettere la tenda, con l'unico problema che là in fondo passa la strada, quindi sarei un po' visibile. Mi metto qui dove riesco a essere un po' riparato dagli alberi e comunque la tenda la monto quando ormai sarà buio, anche perché per nascondermi un po' di più potrei andare da quella parte lì, ma è tutto un po' da ripulire, quindi preferisco stare qua che c'è l'erbetta bella tagliata e spero di essere comunque tranquillo, ma penso proprio di sì.